carro 100, un carro di famiglia, un carro storico. Sì, lo abbiamo costituito circa una ventina di anni fa, però Sampardo è fatto così, dal carro numero 1 al carro numero 125 ha lo stesso grado di devozione, lo stesso grado di intensità, è valido per tutti quelli che fanno i carrieri, tutte le donne che si occupano della cura del carro e per tutta la popolazione che gode di questo lavoro con lo stesso livello di energia. Quindi amici e familiari insieme. La famiglia è importantissima e il carro è anche un po' un pretesto per far radunare di nuovo la famiglia e vivere forse come una volta veniva fatto di più. Gli amici sono assolutamente fondamentali e Sampardo ha un piccolo segreto, sono tutti coinvolti, soprattutto quelli che vengono da fuori, gli amici, i turisti, sono immersi appieno nella festa di Sampardo. Lorenzo, oggi è Sampardo, ti piace questa festa? Sì, tantissimo. Cosa ti piace di questa festa? I carri, le mucche, le pecore, i carri. Ma sei salito su qualche carro? Sì, solo sul mio. Riso Mauro, carro 59, da quanti anni? Sono 40 anni che facciamo sto carro. È di un carro di famiglia? Sì, sì, con le mucche sono 40 anni. Poi abbiamo iniziato con il carro a mano e poi abbiamo passato, siamo andati avanti, abbiamo cominciato con le mucche, sono 40 anni che facciamo sto carro. Siete lei con i suoi figli, amici, parenti? No, siamo tutta una famiglia, fratelli, i figli, tutti quanti. Luca di Pirra, carro numero? 91. È un carro di famiglia? Sì, del nonno Severino che ha 95 anni. Quest'anno sono 28 anni che facciamo il carro e soprattutto lo facciamo per devozione sua, che lui ci tiene molto. Ci sono persone che si occupano per la doma, per le mucche. C'è nonna che ha 75 anni e fa 800 fiori e inizia verso metà febbraio. Un mesetto li finisce. Diciamo la mano di qualcuno in più, qualcuno in meno e si fa il carro. Però sono residente a Nettuno e vengo per la festa di Sampardo. Poi vengono dalla Calabria e io tutti gli anni faccio questa devozione. Quindi lei viene da Nettuno giusto per Sampardo? Sì, 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 sì. Poi dobbiamo dire grazie a Sampardo che ieri sera non ha piovuto. Ecco, e grazie a tutti. La festa di Sampardo è una festa che unisce molto i larinesi, una comunità che si stringe intorno a questa festa che dura quasi 3 giorni e molti vengono anche da fuori, tornano giusto per la festa. Possiamo dire che oltre alla tradizione questa è la festa dell'accoglienza, cioè i larinesi si aprono e accolgono tutti quelli che vengono a vedere questa festa e li fanno partecipare dal di dentro, quindi non dal di fuori, non gli fanno semplicemente vedere la sfilata, ma li accolgono nelle loro famiglie, gli offrono da mangiare, gli offrono ospitalità. È una cosa veramente molto molto bella. Lei che ricordi da bambino della festa di Sampardo? Tantissimi, cioè il ricordo del carretto piccolo fino ai carri grandi è una cosa bellissima e poi appunto anche noi la condivisione con i nostri amici che venivano a scuola qui a Larino e poi noi li accoglievamo anche in questa festa. È bellissimo. Io sono Marianna, il carro numero 80 che appartiene alla famiglia Benigni e Iasenza. È un carro pluridecennale, è un carro dallo stile trionfante, come si usa denominarlo. E che dirvi, i suoni, i colori, i profumi, Sampardo coinvolge tutti e 5 i sensi, è davvero molto emozionante. E i fiori li realizza lei? Sì, i fiori sono realizzati con la carta crespa, perché così vuole la tradizione, realizzati da me e da Anna, Angela e Maria, che voglio ringraziare, perché la collaborazione rende anche la riuscita di questa festa, un momento di convivialità, partecipazione, che unisce famiglie e amici. Ci viene la voglia di cantare, ci viene la voglia di parlare, con la musica solare.
esperienza con Max Gazzè, torni nella tua terra natia, poi vicino anche Montorio. Sì, Larino per me in realtà è un po' casa, sono nato qui, ho fatto le scuole qui, quindi sono molto contento e ritorno con un tour di Max particolare, quello di Musiche Loci con l'orchestra Casadella. Il mio primo incontro con Max è stato proprio durante una data di Musiche Loci a Cervia. Da lì poi è nata una collaborazione, mi ha voluto nella sua band e sono molto felice di essere anche qui con Manuel, e per noi siamo molto legati alla nostra terra, quindi i palchi della nostra terra per me valgono molto di più dei palchi anche più blasonati, ecco, perché entra in gioco il cuore, entra in gioco le radici, e quando si parla di radici insomma siamo tutti molto più sensibili. Nel petto invece per te com'è questa esperienza? È un'esperienza fantastica, unica direi, il connubio Casadei con il repertorio, i brani di Max Gazzè, è un esperimento unico che... Diciamo che è un abbinamento non solito, non facile, però che ha un risultato eccezionale. Anche perché in questo tour lui fonde quelle che sono le radici anche del territorio che viene ospitato, quindi voi due, insomma, molisani sul palco è importante stasera. Le sue musiche le fonde con le radici dell'orchestra, che quindi in questo caso con l'orchestra Casadella, la tradizione emiliano-romagnola. Quindi portare i brani di Max in un ambito tradizionale romagnolo è stato un esperimento abbastanza difficile, però riuscito secondo me. Il nostro viaggio in Molise a Larino per la festa di San Pardo termina qui. Vi ricordiamo che sarà possibile rivedere questa puntata sui canali del Digitale Terrestre in Molise e in Abruzzo e sui nostri canali social.